Sindaco, si è appena concluso il suo intervento in Consiglio Comunale sulla emergenza ospedaliera. E abbiamo assistito ad, ad un intervento al vetriolo, vista la situazione in cui versa l'ospedale di Enna. È apparso chiaro a tutti la sua sfiducia al commissario. Ci spiega bene i termini di questa rottura? Ah, la rottura di fatto si è conclamata poco fa, quando ho visto il commissario candidamente rivoltare le responsabilità dal singolo infermiere al medico, al primario di ogni reparto, caricando a loro la responsabilità se la struttura non funziona. Io ho semplicemente ritenuto di dover ribadire che questo ospedale funzionava con queste stesse persone prima, se non funziona oggi con lui presente, il motivo probabilmente non è da addebitare agli operatori, ma da addebitare alla sua noncuranza dell'ospedale di Enna, così come degli altri ospedali dell'Ennese. Si è fatta una diagnosi di questo ospedale, però la cura non è stata fornita. La cura risiede nel buon senso, la cura risiede nella capacità organizzativa, risiede nel tarare bene il personale, di metterlo nei posti dove serve davvero, di avere il coraggio di prelevarli e di spostarli quando servono da un reparto all'altro, e risiede soprattutto nella presenza, una presenza che il commissario non garantisce essendo impegnato in ben altri fronti, come lui stesso ha dichiarato qui dentro. Quale sarà la prossima mossa? La prossima mossa credo che sia non nostra ma dell'Assemblea regionale, della Commissione che ha dichiarato illegittime alcune nomine, tra le quali quella del manager che era destinato all'ASP di Enna. Mi auguro che risolva subito con questo nome o con un altro, purché arrivi qualcuno che possa durare nel tempo e che sia nelle condizioni di programmare una ripresa del